Siamo a un altro giro per andare a cercare delle bellezze un po' dimenticate. E siamo sempre con Sebastiano, che è qua. Vieni, Buongiorno a vieni. tutti gli amici. Sebastiano ci racconterà oggi un po' di storie che riguardano la nostra storia. Allora, qua siamo al santuario della Madonna dell'Edera. Qua siamo praticamente al confine fra Acicatena e Acireale. Siamo qua ancora la strada è basolata, come i vecchi tempi, con le strisce laterali. E questa via, la via Polo Monaco, è dedicata a un caduto della guerra di Etiopia e Egesi del 1936. Vede Michele, questa chiesa è legata a una pia tradizione. Praticamente nel 1694 un pastore smarisce un vitello e lo viene a cercare in questa zona. E fra l'edera ritrova un'immagine della Madonna delle Grazie. Ritorna a casa e ritorna con la sua famiglia a venerare questa immagine. Nel frattempo, nella zona, la voce si sparge, arriva anche il clero e già nel 1695 la chiesa è aperta e viene benedetta dal vicario foraneo, il Monsignor De Maria. Questa chiesa è legata, come tradizione devozionale, alla chiesa della Madonna dei Miracoli, quella che c'è dentro il cimitero, ed era collegata anche attraverso una strada al santuario. Quale santuario? Santuario della Madonna dei Miracoli, quello che abbiamo visto nel filmato precedente. Ah, sempre quello del cimitero. Questo spiazzo durante l'Ottocento era adibito pure al lazzaretto, durante varie epidemie di colera. Questo proprio? Questo Dove siamo spiazzo, noi? sì. E la chiesa fungeva pure da lazzaretto. Ci sono state varie epidemie, di cui c'era quella del 1854, Ah? 1867, che causò 1521 morti nella cereale. Aspetta che sta arrivando un camion. Allora, questa è l'abside esterna della chiesa. La chiesa praticamente andò distrutta col terremoto del 20 gennaio, del 20 febbraio del 1818. E ora come entriamo, vediamo i resti. Quindi questa non è quella originale. No, la chiesa è stata rifatta nel 1827. E in questo momento c'è la messa. Aspettiamo che finisce che entriamo. E Sebastiano qua aspetta. Sebastiano le sale studia queste cose qua. Anche se a molti potrà sembrare che lui già nel 1600 era qua, ma non è vero, non ci dovete credere. Piuttosto studia e posso andarsene a Banaghel il sabato. Dobbiamo ringraziare Monsignor Musumeci. E dobbiamo ringraziare Monsignor Musumeci. Che sono questi festoni? Che ha scritto questo, praticamente ogni 2 di luglio c'è la festa. O prima domenica di luglio. E che fanno? La Madonna, allora la Madonna è la Madonna delle Grazie. E poi dopo è stata detta dell'Edera, per via della pianta è stata ritrovata, si dice sia stata ritrovata l'icona. Quindi gli fanno un vestino. E fanno una festicciola così nel quartiere. Bombe? O c'è qualcosa di particolare? Bombe, non è una festa così. Molto semplice. Cioè, la cerimonia liturgica non è. Niente di particolare. E come al solito notiamo che purtroppo le macchine. Vabbè, noi siamo venuti anche con le macchine, giusto? C'è poco che fare, però io sto venendo con la bicicletta. Io sto venendo con la bicicletta. Eh sì, però tocca andiamo con la bicicletta, ma saluto a un caro amico.
qua siamo sul retro della chiesa, dove qua c'era una cisterna e qua veniva venduta l'acqua. Veniva venduta l'acqua? A 10 centesimi il carico. Quando? Praticamente stiamo parlando sempre all'Ottocento. Ah. E questi sono i resti dell'antica chiesa. La leggenda dice che è stata ritrovata. Bene. La Madonna. È un piccolo tempietto. Che e so. Qua c'è la fonte. Come puoi ben vedere è tutto ricoperto dell'etere. È molto bello. Sì. L'immagine è stata... L'immagine è perché è stata trafugata. Questa è una copia. Peccato. Chissà chi ce l'ha, no? Eh sì. Peccato che non... Ma la chiesa è stata più volte oggetto di furto. E questa è la fonte? Questa è la fonte dove la tradizione dice che il pastore ha ritrovato l'icona della Madonna. Nel 1694. Difatti, come puoi vedere, ci sono segni di costruzione, si intravedono delle pitture. Vero, che peccato che non c'è. Forse non c'è luce abbastanza. Questa qua, sì. Questo è un altarino. Dove essere messo all'ingresso della chiesa. Si intravede qualche cosa, però non si capisce che cosa. Che pitture sono. Ormai è tutto spostato. Il tempo se l'è portato. Anzi, ci spostiamo dentro la chiesa. Ma c'è... Sì. E qua c'è la cisterna. Come ti dicevo, e qua si vendeva l'acqua. 10 centesimi al carico. E fruttava 70 lire annui alla chiesa. Questa chiesa, nei primi anni della costruzione, era... custodita da Giovanni Fiammingo fino al 1716 ed è sepolto nella chiesa, infatti è rimasta pure un'immagine. La statua di Santa Elena. Nel particolare? Perché a Bustendero. Hai visto? Si riconosce dalle tre corone. Questa è la lapide che ricorda il ritrovamento della Madonna nel 1694. Queste sono altre lapidi. 1829. Leone XIII. E questa è un'altra lapide che ricorda il ritrovamento della Madonna nell'Etere. Facciamo dei quadri di Emanuele Grasso che ricordavo. Sì, ma qua sette volte è stata derubata questa chiesa, non è rimasto niente. Qua c'è una breve cronistoria. Grazie. Questo è Giovanni Fiammingo, che fu il custode della chiesa fino al 1716 ed è sepolto nella chiesa. Mentre questa sembra una copia del ritrovamento della Madonna dell'Etere. Questa è la Madonna dell'Etere. Questo è il quadro originale del quadro ritrovato. Questo è un quadro fatto su Ardesi. Su Ardesi. Il autore è ignoto. Questa è la Madonna rende grazie. E poi qua c'è la Madonna dei Miracoli. Quella che c'è dentro il cimitero. È un bassorilievo. Questo magari a indicare la comunanza tra le due chiese. Queste sono le cose che state restaurate la chiesa di Adamantino. Era padre di San Michele. Il fratello. Il fratello. Il direttore. Il dieci cadere. A proposito,
c'è più niente. Non è rimasto più. C'erano dei quadri. Questa è la Santa Venere dormiente. È un'immagine in cera. Sì. E qua c'era una tela di Emanuele Grasso che rappresentava l'intercessione di Santa Venere alla Madonna per lo scampato pericolo della colera del 1837. E qua c'è tutto, qua c'è il cuore. Anche l'organo si sono portati? Cioè, dietro questo che cosa? Non c'è. È vuota la. Adesso lo sono preso. Ecco. Sto macchinando. Qua siamo al quartiere sanità e qua abbiamo il confine fra Agireale e Agi Catena. Andiamo a guardare. Prima io. La separazione fra Agi Catena e Agireale. No, non è Agi Catena, era il quartiere di Agi Sant'Antonio e Agi San Filippo. Ah. Nel 1640. E poi Agi Catena è divenuta comune dopo. Questa faceva parte dell'appartenenza di Agi San Filippo. Quindi Agi San Filippo sembra la nobile decaduta, va? Agi Catena e Agi San Filippo, sì, hanno deciso di staccarsi da Agi Reale. Ma no, te Agi San Filippo è più importante di tutto, no? Agi San Filippo e Agi Sant'Antonio erano più antichi come casale, certo. Il 2009 è l'ultimo casale. Fine, Reggi, Urbis. Urbis Agis. La città era demaniale. Solo che Agis d'Atena, qua Agis San Filippo, Agis San Antonio, Agis San Filippo hanno avuto la capacità amministrativa e poi dopo pochi anni furono infeudati di nuovo. Ah. Mentre Agis Reale inizia il suo periodo. L'ultimo assalto baronale è stato nel 1657. Di? L'ultimo tentativo di vendita della città di Agireale. Vero? Sì. E a prezzo di duri sacrifici di tutta la popolazione, raccogliendo una grossa somma di denaro, riuscirono a mantenere la demanialità. E qua c'è. Questa è la chiesa della sanità. La sanità. E dai nuovo a partire. Quello Madonna, Santa Venere, l'ho fatto fare da una persona a mano, pitturata a mano, perché il nome è di mia madre, Santa Venere. E ora ci devo mettere la lampadina per stare accesa notte e giorno, una volta accesa, io faccio una cosa di loro. Quando l'ho fatto? Questo è di diventare indiano. Io convinto che era invece un uomo so perché ho il confine tra il cereale. Sì, no, dico. La mia idea, insomma, ho fatto l'idea, dice, ci misero a Santa Venere perché era al confine tra il cereale e perché era il ricordo di sua mamma da qua. Sì. Perché magari anche questo è dopo te. Allora, siccome io sogno uno dei figli più piccoli, allora praticamente era maestro ricordo. A mio madre là è sempre un uomo. Vado ogni giorno con il cimitero, vado ogni casino, no. La mia madre, la mia padre, io mi c'erano fratelli, sorelle, eccetera, eccetera. Questo è l'altro confine, l'altro limite fra Agi Reale e Agi Catena. Infatti già qua cambia anche il nome delle vie. Qua siamo proprio al confine. E poi ci sono i due stemmi. Gli stemmi sono di Agi Reale. E al centro? Lo stemma di Spagna. Filippo IV.
E qualcuno ha avuto la brillante idea di rubarsi. Come ci hanno detto, c'era un leone. Un leone. Perché giustamente qua funziona così. Lo stemma è AG, AG Galatea. La rocca e i faraglioni. Mi stai massacrando i gomiti. Infatti qua si ribadisce la demanialità di Age Reale. C'è scritto? Fine, regge urbis agis. Va bene, va. Quindi, mi pare che abbiamo finito. Ai confini, 10 catene. Salutiamo a tutti gli amici. E così secco te ne sei uscito? Va bene, va. E per la moda per... Ora abbiamo due possibilità. Ora ne scendiamo da qua. E arriviamo all'etere. No, andiamo qua, ci facciamo le vescerelle. Qua è via Pietro Platania. Qua è già la Cicatena. Ed è la Cicatena e c'è già il Mago Giusa. E qua invece via Scerelle.